Benvenuti, siamo con Alfredo Moroni, assessore uscente all'ambiente della Giunta Cialente e candidato al Consiglio Comunale con la lista del Partito Democratico. Benvenuto. Lei rappresenta all'interno del Partito Democratico un po' l'area riformista, cioè non viene dalla tradizione diessina che caratterizza in gran parte il partito che va ad elezioni. Come mai la decisione di mantenere l'impegno con il Partito Democratico, grande contenitore a vocazione maggioritaria, quando nacque e perché è importante che la Giunta Cialente e la maggioranza di centrosinistra rivinca le elezioni? Ma innanzitutto, buonasera a tutti. Io in maniera molto elementare rispondo a questa domanda della parte riformista del Partito Democratico. Io nel 2007 mi candidai nelle liste dello SD, poi lo SD ha contribuito alla costituzione del Partito Democratico, quindi era, diciamo, la parte riformista, la parte socialista, e in questi anni abbiamo lavorato affinché il Partito Democratico crescesse in consapevolezza riformista, perché crescesse anche in relazione alla capacità di affermare alcuni valori che fanno parte delle nostre diciamo del nostro background, della nostra capacità di essere presenti sul territorio con concretezza, con impegno e con passione. Questo è un po' il motivo. Perché mi ricandido nelle liste del Partito Democratico? Ma perché io credo che debba essere continuato un lavoro importante che è stato fatto da parte mia, prima come consigliere comunale, poi dal settembre 2008 come assessore. Ho avuto deleghe importanti, ho avuto deleghe impegnative e ritengo di essere in qualche modo giudicato anche in ragione del lavoro svolto all'interno del Partito Democratico, all'interno di una compagine amministrativa nella quale ho rappresentato anche, diciamo, un'anima particolare che non è sicuramente quella di provenienza ex comunista né ex democristiana, quindi diciamo un'impronta particolare. Fra le varie deleghe che ha gestito c'è stata quella delle macerie, che è uno dei nodi non ancora risolti dell'emergenza post-terremoto. Ma qui ci sarebbe da scrivere veramente un romanzo. Sulla questione delle macerie, io in qualità di assessore all'ambiente, già dall'aprile del 2009, quindi immediatamente dopo il sisma, insieme a tutte le altre istituzioni che erano in quel momento, diciamo, in cattedra rispetto alla prima emergenza, mi occupai anche della ricerca dei siti possibili, mi occupai anche della necessità di individuare un percorso legislativo. Mi trovai ovviamente in una condizione di dover affrontare e risolvere, diciamo, anche in prima battuta un problema che era quello dell'immediato, cioè eliminare, diciamo, le cose più gravi, più importanti, più imponenti che erano in quel momento, erano veramente inimmaginabili. Oggi, francamente, facendo una retrospettiva, insomma, mi rendo conto di che cosa abbiamo fatto, di quanto impegno, quanto lavoro, quanta passione ci abbiamo messo. Oggi, diciamo che oggi la situazione è cambiata. Noi nei primi mesi, fino al gennaio del 2010, diciamo che avevamo gestito in maniera artigianale questo problema, insieme alla Protezione Civile, quindi anche insieme alla provincia, alle altre istituzioni, e avevamo cominciato un lavoro, diciamo, in maniera artigianale, sì, ma si cominciavano ad eliminare il grosso, diciamo, delle macerie in maniera diversa da come si fa oggi, cioè non separandole a monte, eccetera, però si riusciva a, diciamo, a fare un lavoro veramente emergenziale. Poi purtroppo c'è stato il momento in cui, con l'avvento del commissario per la ricostruzione, si spostò il tavolo a Roma, ci fu il ministro Prestigiacomo all'ambiente che ci disse: in due mesi risolviamo il problema delle macerie. Da quel momento veramente ci impantanammo, si crearono una serie di sovrastrutture e di percorsi complicatissimi, tant'è vero che ci fu una riduzione proprio nella capacità di rimozione delle macerie, si arrivava a 200 tonnellate al giorno, cose
ridicole. E poi abbiamo avuto invece uno scatto dopo la nomina, devo dire, del soggetto attuatore. C'è stata una capacità di ricomposizione anche delle competenze dei comuni, i quali comuni hanno cominciato a lavorare anche in ragione di prospettive e di strategia. Si è creato anche intorno al comitato delle macerie, al comitato di indirizzo che è coordinato appunto dal Comune dell'Aquila, si è creato un lavoro importante. Oggi siamo a livello di 1.000 tonnellate al giorno di media di macerie che si rimuovono dal nostro territorio. Cerchiamo di estendere ovviamente questo lavoro anche agli altri comuni del cratere. Dobbiamo arrivare a 2.000 per fare in modo che nei tempi brevi tutto quello che non è l'effetto diretto della demolizione, che deve cominciare, quindi quello che sarà il risultato delle demolizioni in corso, tutto il resto, diciamo, nel giro dei prossimi mesi sarà sicuramente eliminato. Quindi un grande lavoro, ma un grande lavoro che era ovviamente complicato da un fatto, ed è complicato da un fatto, che la norma prevede che le macerie siano rifiuti solidi urbani, e quindi tutto il lavoro ovviamente di attenzione all'ambiente, di attenzione alle norme che hanno un rilievo penale, e quindi anche di capacità complessiva di governare questo problema senza incorrere in questioni, diciamo, di rilievo penale. Secondo lei perché un elettore dovrebbe votare Cialente e non uno dei maggiori competitori, senza nulla togliere agli altri, cioè Giorgio De Matteis e Pierluigi Properzi? Ma io credo che qui soccorre il buon senso popolare. Ovviamente questo è stato un periodo, gli ultimi 3 anni in particolare, è stato un periodo di lacerazioni, di grandi difficoltà, un periodo tremendo in cui la nostra comunità ha rischiato veramente di essere cancellata, non solo dal terremoto, ma anche da tutta una serie di scelte che si sono tentate di fare per ridurre ancora di più la capacità di presenza del comune capoluogo di provincia e di regione in questo territorio. Ci sono stati dei veri e propri attentati da parte di chi ha pensato di eliminare, diciamo, la capacità del nostro comune di essere presente. Ci fu un atto, io ricordo, una notte in Guardia di Finanza, durante uno dei briefing, ci fu veramente una sollevazione nel momento in cui si presentò una OPCM, che poi non è mai stata pubblicata, in cui sostanzialmente si toglievano tutti gli uffici dell'Aquila dall'Aquila e si spostavano nei territori circostanti, confinanti. In quel momento io ebbi la dimostrazione di che cosa significava avere vicino a me un sindaco, Massimo Cialente, il quale in quella notte riuscì, io credo, rischiando anche, insomma, proprio problema di salute, riuscì ad evitare che ci fosse questo annientamento della nostra città. Non vi racconto quello che successe quella notte, però in quel momento mi resi conto che era un sindaco, il sindaco della nostra città, per la passione, per l'impegno, perché ci metteva la faccia, perché quando si trattava di combattere, combatteva fino allo stremo, quando si trattava di concordare ovviamente con il governo per il bene della nostra comunità, lo faceva a prescindere da quelli che erano anche le collocazioni politiche. Lo ha fatto e continua a farlo, e non riesco ancora a capire come riesce a mantenere questo tipo di impegno senza mollare un momento. Io ci sono stato da subito, da quel momento, e conosco quello che ha fatto Massimo Cialente, conosco come ha lavorato, pur tra i tanti errori, perché la situazione è talmente complessa che non si può immaginare di non commettere degli errori anche importanti di impostazione. Però è un sindaco che ama la sua città, come io, da assessore, da amministratore, amo la mia città, e quindi ho fatto in modo che il mio impegno quotidiano venisse assorbito proprio rispetto a questi problemi che bisognava affrontare. Poi risolvere i problemi è un altro discorso, affrontarli però e metterci quindi tutto l'impegno e la passione credo che non sia di tanti. Ecco perché io credo che il buon senso popolare è proprio quello di dire: dobbiamo confermare l'amministrazione uscente, perché non è pensabile che chiunque esso sia, un nuovo arrivo, un nuovo governo cittadino, possa continuare un'opera, ripeto, che pur tra le insufficienze, però è un'opera importante che è avviata, è un rapporto importante con l'attuale governo che è presente, che c'è, che capisce che bisogna riportare i poteri e le funzioni a livello di enti locali.
Viali che lo sta facendo e noi ci siamo ed ecco perché riteniamo di poter continuare e di dover continuare proprio per il bene di questa città, per la ricostruzione delle nostre, non solo delle nostre case, ma del lavoro, dell'economia. Chiunque dovesse arrivare oggi dovrebbe ricominciare da capo e francamente non ce l'auguriamo per i nostri concittadini. Grazie. Grazie a voi.